Penso che daranno molta della sua roba in televisione. Oh, non sia mai, non lo permetterei. E fra parentesi, la mia non è roba. E poi la televisione non è affatto dalle mie corde. Quella è cronaca gialla, non è romanzo giallo. Ora capisco perché la matassa si imbroglia. Mi fa piacere che tu sia così pronto. Io voglio che tu rubi quei gioielli. La tua cassaforte non è certo lì dietro. L'abbiamo visto in troppi film. Ah, bene, perfetto! Allora dov'è? Hai deciso di cimentarti? Ci sono capacità che si acquisiscono in baracconi da fiera, immagino, ma come ci sei arrivato, eh? Tu e i tuoi giochi. Quello è il solo gioco che si trova in questa stanza. Buon intuito. Bene, i gioielli sono là dentro, non hai che da rubarli, venderli all'estero e vivere felice e contento con Margherita. Io incasserò i soldi dell'assicurazione e vivrò felice e contento con te. Ed è per questo che mi hai invitato qui. Va bene, ci sto. Da dove vuoi che entri? No, la fretta, guai. Tu devi prima travestirti. E perché? Beh, supponi che qualcuno ti veda mentre ti arrampichi. Qui, in questo sprofondo. A stento lo troverei con una carta topografica. Ma non si sa mai. La vecchia cesta dei costumi. Il nostro vecchio scrigno della finzione. Vediamo che abbiamo. Ah, vediamo un po'. Allora, una maschera nera. Un berretto da gigolò, maglia striscia e la borsa con su scritto Malloppo. Perché non una scritta al neon ladro? Non ti do torto. Uno dei miei preferiti, lo scassinatore ecclesiastico, fratello di Taglievi. Forse non conosceremo mai l'identità del personaggio incappucciato, visto girarsi nel parco del vecchio castello nella notte del tremendo omicidio, sempre che esso appartenga al mondo dei vivi, perché c'è gente che anche oggi sostiene di udire le agoniche grida della vittima echeggiare lassù, fra gli spalti! Per la miseria, Andrew! Smetti di perdere tempo! Ma non hai delle scarpe da tennis, un impermeabile e un calzettone da mettermi in testa? Le scarpe da tennis e un calzettone? Milo, non hai il senso dello stile! Dovremmo ripiegare... Su, Joy! Joy! Ora ci siamo! Un clown! Non ti sembra di vedere la pista di segatura, i lustrini, i bagliori, le luci! Gli elefanti, la corda tesa, l'urlo della porta! Io mai lo Tindel, gioia dei piccoli! Ah, e questo mi piace! Togliti la giacca! Ecco, camicia e calzoni. Ma perché? Beh, non vogliamo che la polizia trovi fibre di questa bella giacca. Non hai idea di quanto siano capaci la scientifica. Da bravo, non correremo rischi tu e io. Non essere timido, togliti tutto. Perché non mettiamo un grande avviso sulla stampa, invitando la polizia a venire a vedere i pomponi? Cercavo solo di ravvivare le giornate dell'ispettore Plodder, ma se no di... Non esiste una bestia come l'ispettore Plodder fuori dai tuoi romanzi gialli.
Forse verrà un ispettore con l'occhio di lince che saprà fare benissimo il suo mestiere. Ti ci puoi giocare anche la camicia. E in questo costume io non mi ci muovo e le scarpe sono ridicole. Ma se ti piacevano tanto, tienile ai piedi. Non li vedi già i titoli? Contea nel panico, polizia in scacco. Dove colpirà ancora ciabattoni? Nel teretano, ecco dove, nel mio. Quei ciabattoni diranno alla polizia che un astuto professionista, rendendosi conto che sulle aiuole restavano le impronte, ha deciso di deformare le sue. E ora andiamo.